Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Amelia e quello di oggi è un video sfogo, suppongo. Dovete sapere che specialmente negli ultimi 2 o 3 anni fatico ad acquistare serie di cui non conosco proprio niente, perché cerco di acquistare serie più ponderate possibile, che mi piacciono e che già conosco, di cui ho già visto l'anime, di cui so che potrebbe piacermi la versione cartacea. Stavolta invece, siccome un paio di shoujo che stavo seguendo attualmente sono addirittura di conclusione o si sono appena conclusi, ho deciso di dare una chance a una nuova serie di cui ho acquistato il primo volume e si chiama P&Me, quindi Policeman and Me, edito dalla Star Comics. Tra l'altro questo era un volume che mi interessava parecchio, anche perché non solo la copertina, insomma, anche la trama sembrava abbastanza frizzantina, abbastanza divertente, ma l'autrice non la conosco, quindi mi faceva piacere cominciare la serie di un'autrice nuova. E niente, insomma, io ci sono rimasta abbastanza male. Quello di oggi sarà un video abbastanza sfogo, dove io cercherò di essere il più obiettiva possibile, ma vi elencherò tutte le problematiche che ho riscontrato in questo primo volume. Se preferite leggere prima il volume e poi venire qui a vedere il video, siete liberissimi di farlo, perché in questo video ovviamente spoilererò tutto il volume, praticamente fino alla fine, perché ci sono cose che anche verso la fine mi hanno dato parecchio fastidio. Ma cominciamo subito. Allora, l'edizione è quella standard Star Comics, fatta bene, solita, morbidosa, 4,50€, quindi sull'edizione non ho niente da dire. Quello che mi ha dato proprio fastidio, a parte qualche cosa nei disegni, perché non so se già dalla copertina si nota, ma io ho un certo feticismo per le mani e diciamo che il disegno delle mani non mi è piaciuto moltissimo, mentre il disegno del resto... Sì, visi abbastanza rotondeggianti, in realtà il disegno non è neanche malvagio, solo che mi ha dato proprio fastidio questa cosa delle mani. Però per il resto non è un problema quello. Ciò che mi ha dato veramente fastidio è stato la trama, lo svolgimento, proprio i personaggi, cioè una cozzaglia di cose che mi hanno dato fastidio. Innanzitutto mi ha fatta veramente arrabbiare questo insta-love, in cui negli young adult lo definiremmo insta-love, dove loro nel primo capitolo si incontrano, tra l'altro scambiano sì e no 3 frasi, e signore e signori si innamorano. Ma veramente? Tra l'altro il problema qui dentro è che lei ha 16 anni, è una studentessa delle superiori, non mi ricordo se è al secondo, se è al primo o al secondo anno, insomma è giovane, è una ragazzina, e lui ne ha già 23. Ora sì, è vero, nella realtà capita che ci sia lei di 16 anni, lui di 23. Il problema qual è? Che lei è ancora minorenne, primo, e secondo lui fa il poliziotto. Quindi nel momento in cui entri a far parte dell'arma, cioè non è che puoi, come dire, fare il pedofilo, come se niente fosse. Quindi c'è un piccolo problemino. Tra l'altro, con il fatto che lui effettivamente fa il poliziotto, improvvisamente il pacifico Giappone si riempie in quel quartiere di delinquenti in ogni capitolo. In un volume ci saranno 4-5 capitoli e io ho già visto almeno 15 delinquenti, tra cui stupratori, assalitori, ladri, cioè, allucinante, è diventato, non lo so, un covo di boh, vabbè, va bene, malavita, mafia, non finire, va bene. Ma, a parte questo, ovviamente lui è l'unico poliziotto di sulla ventina, perché gli altri sono tutti o delle gatte morte o vecchi, e quindi tutti li deve sventare lui, tutti questi criminali, va bene, tutto molto regolare, tutto molto... perfetto, no? Tra l'altro lui, essendo un poliziotto, si dichiara integerrimo, tutto serio, tutto insomma, tutto inflessibile, perché no, sai, per i primi 2 o 3 capitoli lui le dice: non potrei essere la mia ragazza, perché ovviamente lui, facendo il poliziotto, non è che può mettersi con una minorenne, e ci stava anche. Infatti io all'inizio ho pensato: fischia, è interessante come cosa, perché comunque magari lei deve maturare, deve fare un certo tipo di percorso, diventare maggiorenne e poi coronare il suo sogno d'amore col poliziotto. E invece nel quarto capitolo lui le dice:
Sì, comunque io ti amo, non puoi diventare la mia ragazza, però puoi diventare mia moglie se vuoi. Ma veramente? Ma stiamo scherzando? Cioè, questi qua si sono visti 4 volte? Non puoi diventare la mia ragazza, gliel'ha detto al secondo incontro? E al quarto le dici non puoi diventare la mia ragazza, ma la mia mogliettina sì. Cioè, no! Ma veramente no! Cioè, ma io sono scioccata. Tra l'altro, glielo dice dopo che lei è stata aggredita, ha rischiato il trauma cranico per difendere lui. Nota bene, lei è studentessa e lui il poliziotto. Io dico, chi è che deve difendere chi? Ma veramente? Ma io, cioè, ok, va bene. Dopo che lei si riprende da questo trauma cranico, quindi siamo arrivati al quarto, forse quinto capitolo, dipende da quanti ce ne sono qui dentro, lui le chiede di sposarlo, lei ovviamente è felicissima perché si sono visti addirittura 5 volte e quindi è già pronta per il matrimonio e lo annuncia ai genitori, i quali sono secondo me l'apoteosi della stupidità, perché la madre, oh mio Dio, che bello, mia figlia che si sposa con un poliziotto è sempre stato il mio sogno. Mentre il padre, che ha una reazione, secondo me, un pochino più da adulto, che dice, ma forse mia figlia è un po' giovane per sposarsi, però poi scade nel ridicolo quando, come dire, si comporta da finto gangster per cacciarlo di casa e soprattutto pedina il loro primo appuntamento, perché ovviamente lui le ha chiesto di sposarlo ancora prima di esserci uscito assieme, ma comunque li pedina come se fosse un pervertito. Loro ovviamente lo sgamano immediata subito e poi c'è questa scena ultra imbarazzante di loro due che difendono lei dalla caduta accidentale di un tatami. Sì, vabbè, tutti quanti che si mettono a pulire tatami quando c'è lei che passa sotto e soprattutto ovviamente c'è chi ci va a sbattere e fa cascare tutto quanto. Cioè, ma veramente, ma raga, ma io non lo so, vabbè. Allora loro che la difendono prendendo al volo questo tatami e poi le dicono come ci fai preoccupare? E il padre che si accorge che anche il cretino del poliziotto ha detto la stessa cosa. Cosa mentre la diceva lui, quindi sì, ti do il permesso di sposarmela. Ma veramente? No, cioè, io non riesco neanche a trovarlo divertente perché è successo tutto questo in un volume. Io dico, fosse successo spalmato su 10 volumi, nel frattempo con lei che cresceva, magari qualcosina mi sarebbe anche garbato. Ma tra l'altro poi ho fatto un post anche su Instagram, che qualcuno ha anche trovato divertente, ma per me non era, cioè, per me era veramente di critica, perché io l'ho trovato un volume vomitevole, disgustoso, che avrei volentieri usato come carta da camino se avessi avuto un camino, ma siccome non ho un camino, ho fatto una foto dove fingevo di gettarlo nel cesso. E mi è arrivato anche un commento che mi dice che effettivamente sono usciti altri 10-11 volumi, non lo so, e la storia in realtà tra loro due non progredisce. Ma siete sposati? Ormai? Cioè, ma veramente? Ma questo volume è una merda! Va bene, scusatemi. Sono un po' scaduta su questo finale, ma avevo bisogno di sfogarmi perché io sono 3 giorni che sono veramente allucinata da questo volume. In ogni caso, magari fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate di questo volume. Possiamo anche intavolare una bellissima discussione. Fatemi sapere se anche voi avete, non lo so, riscontrato qualche criticità in questo volume. Se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Insomma, magari facciamo una bella discussione qua sotto. Io vi ricordo intanto che potete seguire Meran sia su Facebook che su Instagram che su Telegram, vi lascio qua sotto i link. Se questo video vi è piaciuto lasciare un like per sostenerci e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Bye bye!